Buona a tutti ragazzi, sono Darkman. Oggi siamo tornati su Undertale, perciò continuiamo. Così sei tornato per uscire con me? Devi far davvero sul serio il merito. Dovrò portarti in un posto molto speciale. Un posto dove passo un sacco di tempo. Qual è sto posto? Casa mia. Ok. Cosa c'è qua? Stupefatto, ho innalzato il lavandino. Ora posso metterci più ossi sotto, guarda un po'. Cosa? Prendi quel candido piccione. Maledizione. Sense! Non contaminarmi la vita con musica allegata. Ok. Aha, interessato al mio museo maneggereccio. Prego, ammira la mia arte culinaria. Metà del frigo è piena di contenitori targati di spaghetti. L'altra metà contiene solo un sacchetto di patatine vuote. Che tristezza. Quello è il cestino dei rifiuti. Sentiti libero di visitarlo quando vuoi. Ma perché è un'opera d'arte? Vediamo questo. Oh, è il mio gioco preferito. Dice, restate sintonizzati per un nuovo programma MTP. Cosa? Di solito è molto meglio. È solo un brutto episodio, non giudicarmi. Ok. Un calzino sporco con sopra una serie di biglietti. Sans, raccogli il tuo calzino. Ok. Non rimetterlo giù, spostalo. Ok. L'hai spostato 2 centimetri, portalo in camera tua. Ok. E non riportarlo indietro. Ok. Sta ancora qui. Non hai detto che non dovevo riportarlo in camera mia? Lascia perdere. Tocchi il divano, tintinna. Trovi un mucchio di monete nel divano. Hai preso 20G. Un vecchio divano fa striscia. Ok. Scontrare il Sans. La porta è chiusa, peccato, volevo salutare un Sans un po'. Vediamo qua. Quella è la mia stanza! Se hai finito di esplorare, potremmo entrare e fare quello che la gente fa negli appuntamenti. Oh, you touch my tra-la-la. Ok. Va bene. Allora iniziamo l'appuntamento. Allora, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Inizia l'appuntamento? Ok. Ok, inizia l'appuntamento. È un fight. Ah, ok. Dating Star. Eccoci al nostro appuntamento. Wow. In realtà non l'ho mai fatto. Ma tranquillo, preparate, scrive con molte lettere il mio nome. Ho preso una guida alle uscite in biblioteca. Siamo pronti a svagarci. Vediamo. Passo 1. Il tasto C della tastiera. C. Wow, mi sento informato. Credo siamo pronti al passo 2. Passo 2. Chiedi di uscire. Omaro, io, il grande Papyrus, intendo uscire con te. Ok. Davvero? Wow. Suppongo che ora sia tempo per la parte 3. Passo 3. Mettere dei vestiti per mostrare cura. Un secondo. Vestiti? Quel nastro fra i capelli? Tu indossi i vestiti proprio adesso? E non solo. Anche prima indossavi dei vestiti? No. Possibile. Volevi forse uscire come fino all'inizio? Sì. No. Hai calcolato tutto. Sei molto più bravo di me a uscire. No, mi deve l'appuntamento. Cosa? Non credo di avermi battuto. Io, il grande Papyrus, non ho mai perso in appuntamenti. E mai lo farò. Posso tenere facilmente il tuo passo. Vedi, anch'io posso vestirmi. Infatti porto sempre i vestiti speciali sotto i miei vestiti normali.
Nel caso che qualcuno mi chieda un appuntamento, ammira! Che ne pensi del mio stile segreto, l'uomo? No! Un complimento sincero! Tuttavia! Non comprendi appieno il potere segreto del mio abito. Perciò quello che hai detto non vale. Questo incontro non andrà oltre. A meno che non scopri il mio segreto. Ma ciò non accadrà mai. Vediamo, muoviamoci. Dammi la mano per farmi dire la risposta. No! Devo resistere. Pantaloni. Le mie gambe non hanno segreti. Sono impegno e preservanza. Le anime umane sono più forti di quelle dei mostri. Mentre invece le sue delle scarpe all'incirca sono uguali. Questa maglia non diceva cool, ma l'ho migliorata. Diceva dude. Loretta, tutti i vestiti si possono migliorare così. E il cappello? Il cappello. E il cappello! Yeah! Beh, allora, hai scoperto il mio segreto? Suppongo di non aver scelta. È un regalo solo per te. Apri. Lo sai cosa sono? Certo, sfortunatamente. Spaghetti! È questo che stai pensando, vero? Giusto. Ma sbagliato! Non è la solita vecchia pasta, è l'opera di un africano. Spaghetti di seta invecchiati in una botte di quercia. E cotti da me, il grande cuoco Papyrus. Umano! Era di finirla. Non esiste che vada avanti più di così. Mangiamolo. Prendi un boccone. Il tuo viso si contorce. Che espressione appassionante! Ti vedrà la mia cucina. E per estensione me! Forse anche me! Basta lei. Umano, ora è chiaro. Sei perdutamente innamorato di me. Tutto ciò che fai, tutto ciò che dici, è stato tutto per amor mio. Umano, anch'io voglio che tu sia felice. È tempo che esprimi i miei sentimenti. È tempo che te lo dica. Io, Papyrus. E io. Wow, sono io che fa caldo. Oh, diamine. Umano, io. Mi spiace. Non mi piace come io piace a te. Il senso romantico. Cioè, ci ho provato tanto. Pensavo che avendo tu flirtato con me, io dovessi per forza uscire con te. Che facendo ciò, l'amore sarebbe sbocciato. E avrei avuto la passione che hai per me. Ma ahimè, io, il grande Papyrus, ho fallito. Provo le stesse cose di prima. E invece, uscendo insieme, t'ho attratto sempre di più nel tuo intenso amore per me. Una piccola prigione buia di passione senza via di fuga. Come ho potuto fare ciò al mio caro amico? No! Fina! È sbagliato! Io non posso mai fallire! Umano! Ti aiuterò in questi momenti sfiniti. Sarò sempre il tuo amico in gamba e farò finta che non sia mai caduto. Dopotutto, tu sei grandioso! Sarebbe tragico perdere la tua amicizia. Quindi, non piangere se non ti bacio. Perché? Nemmeno le labbra. Un giorno troverai uno in gamba come lo sono io. Beh, no, non è vero. Ma ti aiuterò a trovare il secondo migliore. Oh, e se mai dovessi raggiungermi? Eccoti il mio numero. Chiama pure quando vuoi. Platinicamente. Beh, io vado. Ok. Perciò, vediamo un po'. Qua è chiusa. Qui c'era Papyrus. Passiamo il tempo di questi giorni. Non so se era una domanda o un... Vediamo. Questa è una scatola. Puoi metterci o toglierci un oggetto. Ma perché farlo? Non puoi usare gli oggetti nella scatola. Sinceramente, un odiatore delle scatole. Ma perché usare la scatola? Io la uso. Guarda, gioiato. Cos'è un gioiato? Usare la scatola? No.
Cos'è un gioiato? Gioiato? No! No! Ho buttato invece dovevo sotto. Vabbè, cos'è popolazione? Ho 45 cura. E io non ce l'ho mica 45 di vita. Il mio massimo è 20. Giuro di aver visto qualcosa dentro l'acqua che scorre. Se questo è un vero dell'eco, ripete tutto. Ecco. Sapevi? Eh? C'è una telecamera dietro la cascata. Ah, ok, è sempre dietro la cascata. Qua no. Boom. Ok. Ciao Dai, sono qui col rapporto di oggi. Riguardo a quell'umano per cui ti ho chiamata. Si è combattuto? Sì, certamente. Ho combattuto coraggiosamente. Come? Se l'ho catturato. Beh, no. Ci ho provato tanto, Undyne, ma alla fine ho fallito. Cosa? Perché tu stai parlando dell'umano? Ma Undyne, non devi distruggerlo, vedi? Vedi? Capisco. Ti tirerò in qualche modo possibile, in qualunque modo possibile. Sono una foglia. Sono una foglia. Sono una foglia. Sono una foglia. È utile essere una foglia. Hai visto il modo in cui ti fissava? È stato mitico. Sono troppo geloso. Come hai fatto a attirare la sua attenzione? Forza, andiamo a guardarla picchiare i cattivi. Attenta dove metti i piedi però. Quando quattro semi di fonda si allineano l'acqua e si germoglierà. Ah, I have capito all the thing. Ho capito tutto. Bisogna mettere questi qua, così uno, due, tre, e quattro. Yes. Aaron, fretta i muscoli. Flexi. Fretti i muscoli, Aaron si fretta il doppio. Fretti i muscoli, Aaron si fretta tantissimo. Si fretta fuori dalla stanza. Questo gioco non ha senso. Vediamo. Ah, genius, guardate. Guardate il master. Bisogna metterla qua. Sì, qua. Vai. Prendiamo, prendi. Ok. 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 E ok. Vai. Ehi hoi. Cosa serve la campanella? Cosa serviva la campanella? Resettare. Perché l'hai premuta da Rix? Perché? Comunque. Bring. Pronto? Sono la Pyrus. Come ho avuto questo numero? È stato facile. Ho composto ogni numero in sequenza cercando il tuo. Okay. Allora, cosa indossi? Lo chiedo per un'amica. Pensavo di averti visto con un fiocco sbiadito. È vero? Indossi un fiocco sbiadito? Non lo so, ma chiedo no, però sì, boh, sì. Quindi porti un fiocco sbiadito. Capito? Amica, amica! Buona giornata! Molto tempo fa i mostri sforavano i desideri alle stelle in cielo. Se speravi con tutto il cuore il desiderio si sarebbe arrivato avverato. Ora abbiamo sotto queste pietre scintillanti sconfitto.
migliaia di persone che dicono non possono avere Tokyo. Sarà idea provarlo. Lavinio, Lavinio. Il pulito si sente eccitato. È pulito. Ok, ok. Trust. Sei da capo, vero che... ecco. Ok, ora però non morirò. Sono sicuro, non me ne batterò nemmeno uno. Almeno risciacquo una pizza. Vai. 25 volte, vamos. Dai, sorellina, esprimi un desiderio. Desidero che un giorno mia sorella e io vedremo le vere stelle. Guardi con il telescopio? Vediamo un po'. Non c'è niente. Guarda il muro. No, aspetta. Guarda il muro. Ah, sembra che il mio oroscopo sia lo stesso della scorsa settimana. Guarda il muro. Guarda il muro. Guarda il muro. Cos... Va bene. Antiche scritture coprono i muri, riesco solo a capire le parole. La guerra fra umani e mostri. Perché gli umani attaccarono? Sembrava che non avessero proprio nulla da temere. Sono incredibilmente forti, ci vorrebbe l'anima di quasi ogni mostro per uguagliare la forza di una singola anima umana. Gli umani hanno una debolezza, ironicamente è la loro forza della loro anima. Il suo potere le permette di resistere fuori dal corpo, anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, può prendergli l'anima. Un mostro con un'anima umana, una bestia orribile dai poteri misteriosi. È l'illustrazione di una strana creatura. Questo disegno è qualcosa di molto inquietante. Non sto facendo niente, raga. Ora però sì, vabbè. No, non mi dire che ora c'è andai. No, raga, 10 euro che c'è andai. 10 euro. Prepariamoci psicologi. Ecco, ho vinto 10 euro. Da me stesso. Perciò, proviamo. Sopra te. No. Devo grattarmi in alto, Ok, mi fa andare avanti. Quanto era felice quel ragazzino. Era felicissimo, era felicissimo. Vediamo un po' quanto è felice. Ok. Yoi, hai visto? Antenne mi ha appena toccato. Non mi leverò mai più il viso. Cavoli, che sfortuna. Se fosse stato un pochino più sinistra. Oi, tranquillo. Sono certo che la rivedrai. Sfortunatamente. Tu non cadere sempre, però. Andiamo. Sapere che un giorno il topo potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo ti riempie di determinazione. No, sì, salviamo. Sweet. No, il verso del topo, no, cucciolo. Oh, Sans, come fai a stare qua? Raga la cipolla.
cos'è una stella? Si può toccare, tu puoi essere toccato, tu puoi essere mangiato, tu puoi essere ucciso. Sei una cipolla. Vabbè, like per la cipolla, ragazzi, like. Andiamo nel senso, pensavo di darmi almeno un business dei telescopi. Normalmente viene 50.000 G usare questo telescopio premium. Ma visto che ti conosco, usalo gratis. Che ne dici? Questo telescopio? Ok. Ma è tutto rosso, che cosa dovrei vedere? Non vedo niente. C'ho l'occhio viola, rosso, eh? Non sei soddisfatto? Non ti preoccupare, ti rimborso tutti i soldi. Ma non ti ho dato niente. Vediamo qua. Like per la cipolla, ragazzi. Like. Andiamo qua giù. Senti una conversazione di passaggio. Allora, non hai desideri da esprimere? Desideri da esprimere? Solo uno, ma è un po' stupido. Pronto? Sono Papyrus. Ti ricordi quando ti ho chiesto dei vestiti? Beh, l'amica che voleva saperlo, la sua opinione di te è molto omicidiosa. Ma scommetto che lo sapevi già, Undyne. E siccome lo sapevi, le ho detto cosa mi hai detto che indossavi. A fiocchio sbiadito. Perché sapevo certamente, dopo una domanda così sospetta, che ovviamente ti saresti cambiato. Sei così intelligente. Tu sei salvo e io non ho mentito. E non ci sono tradimenti. Essere amico di tutti è facilissimo. Clic. Magari. No, altro Nokia. Incontro il muffoggio. Ah, ok, posso già risparmiare. Fa niente che non ho avuto soldi. Vediamo qua. Non dire così, dai, ti prometto di non ridere. Vabbè, andiamo, continuiamo avanti. Andiamo qua. Il potere di prendere la loro anima. Questo è il potere che gli umani temevano. Ma chi sei tu? Ehi là, ho andato che eri qui. Sono Onion San chiaro. Ma Onion non è la cipolla. Sì, il ragazzo cipolla. Visiti Waterfall, eh? Qui è stupendo e ti piacerà. Già, anche a me. È il mio preferito. Anche se l'acqua qui si fa così bassa. Io devo sedermi di continuo. Ma... ehi, fa niente. Meglio che andare in città e vivere in un acquario affollato, come tutti i miei amici. Comunque l'acquario è pieno, quindi anche se lo volessi io... ma non fa niente. Chiaro, andare a sistemare tutto. Chiaro. Uscirò di qui e vivrò nell'oceano. Chiaro. Ehi, lì è la fine della stanza. Ci vediamo. Divertiti a Waterfall. Ok. Vado. Schivrena si nasconde in un angolo, ma in qualche modo ti incontra comunque. E non ho fatto niente. Cos'è? C'è un pianoforte, lo suoni? Sì. Ah, dovrei mi fa solo... aspetta. Vabbè. Ok. Chi riesce a indovinare come... allora, chi riesce a indovinare? Questa canzone, come si chiama? La
lo nominerò nel prossimo video, però qui sotto subito nei commenti. Vabbè, vabbè, aspetta, c'era un post da scrivere, vediamo. Una canzone stregata richiede nel corridoio, perché non la suoni? Vanno bene solo le prime 8. Ok ragazzi, io ero troppo curioso e ho visto che qua bisogna mettere l'ombrello. E dovrebbe uscire. E da qua devo capire la canzone da mettere più la forte. Tan 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 tan. Ok. Tan 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 tan. Quindi non è proprio così, però. Sì. Quindi è Doni. No, do te te do sol fa di. Ok. Sì. Fammi vedere. Cane irritante. No, non giocato. Vabbè, buttiamo questo cane irritante fuori. Ah, non c'è ancora. E allora, che cosa vuoi da me? Allora, Gina, prendi questo oggetto? Sì. Porti troppo i cani. Ah, c'è uno qua. Vai, buttiamo. Anzi, usiamo. Hai sbloccato il cane. Il cane è solo l'artefatto. L'artefatto non c'è più. Cioè. Ma davvero? Residui canini? Madò, hai usato i residui canini. Il resto del tuo inventario si riempie di residui canini. Vediamo. Vabbè. Vabbè. Vabbè, era un easter egg, niente di che, perciò continuiamo. Va bene. No, ragazzi, l'ombra vuol dire andare in 100%, dice. Ho vinto altri 10 euro, yeah. No, scherzo, non lo... magari avessi vinto 20 euro. E la madonna. Andai. Eccoci. Corri. Dovete aver capito che Undyne è cattivo per noi di questo gioco. Per gli altri invece Undyne è uno molto gentile, generoso, che picchia i cattivi. Quindi è un qui non so che mostro, che tipo di mostro è. Sarà un mostro tipo con gli addominali d'acciaio, se può lanciare tutte queste lance contemporaneamente. Devo cercare. No, mi sono cieco. Devo cercare di non morire. Non voglio che lance, mi tocchino, porca trattarata. Ok. Non so dove sto andando, raga, è un labirinto, piccolo cieco. Ma no! Ma che cuffia! Ah, si muove anche lei almeno. Ma porca trottola. Raga, è difficilissimo schivare quelle lance appena ti prendono. Perciò. No! Mi ero incastrato. Dai, dimmi. Ok, 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 sì. Fuga. Zigzag. Sì. Ops. Ok. Questo lo rallentando. Come l'ho detto. No, devo tornare indietro. No, dai, no. Ah, forse se n'è andato. I giochi se n'è andato. Andai. No. Vabbè. Sembrava venire da laggiù. Oh, sei caduto. Non è vero? Tutto bene? Ecco, alzati. Darix, eh? Che bel nome. Io mi chiamo... Dai,
Mi chiamo? Porca trottola, non ho visto. Ok. Sembra un comune fantoccio d'allenamento. Vuoi picchiarlo? No, perché? Non siamo mica cattivi. Vi fissate un momento negli occhi. Oh, qualcosa mi blocca. Cos'è? Non l'ho zoomato io, raga. Io posso, ma non l'ho fatto. Troppo intimidito per combattermi, eh. Sono un fantasma che vive in un fantoccio. Anche mio cugino vive in un fantoccio finché non sei arrivato tu. Quando ci hai parlato, pensavo che avrei fatto una bella chiacchierata. Ma le cose che hai detto, orribili, sconvolgenti, incredibili, lo hanno fatto fuggire dal fantoccio. Umano, farò fuggire la tua anima dal tuo corpo. Una boss fight. No, non credo sia un boss. È troppo ciccione per essere un boff. Boff, sì. Sciocco, sciocco, sciocco. Ok. Quindi devo schivarle? Ok, schiviamo. Ah, si beccano da solo. Ai, tonti. Occhio dove mirate i colpi magici. Ehi, tu. Dimentica quanto ho detto sulla magia. Fantoccio pazzo sembra essere. Fallo il fantoccio. Non è un cacchierone. Nessuno ne è felice. Ti batterò e ti prenderò l'anima. Oh, ma tutti attaccati alla mia anima stanno. Lo so che la mia anima è famosa, però beccati un po' di colpi magici. Fantoccio pazzo fa il bullo con i proiettili. Parla fantoccio, non è un chiacchierone, nessuno ne è felice, cosa può fare? Se userò, la userò per andare oltre la barriera. Ok, beccati un paio dei tuoi stessi proiettili magici. Fantoccio pazzo, guarda, starò nella vetrina di un bel negozio. E tu come fai a sapere che dove stiamo noi stanno i negozi? L'ultima volta tipo c'era solo là, cioè, odore di negozio di abbigliamento. E tutto quello che voglio io sarà mio. E beccati un po' di colpi magici. Anche questi sono tuoi. Fantoccio pazzo ricopre la finestra di dialoghi di cotone. Eh? Già suppongo che vendicherai il mio cugino. Fantoccio pazzo, come si sia? Boh. Facciamo questa normale battaglia, dai. Non ti devo arrivare con la finestra. Chi se ne? Ah, cioè io voglio parlargli di lui. Chi se ne frettela? Fantoccio pazzo ricopre, Fiacco, fiacco, fiacco. Ehi, voi! Tonti! Ricordate che vi ho detto di non colpirmi? Beh, falliti, vi licenzio, verrete tutti rimpiazzati! Ora vedrai la mia vera forza, contare su chi non è immondizia. Rombi meccanici riempiono la stanza, risparmiamo. Robot fantocci, missile magico! Com'è? Oddio no, inseguimento stavolta! Vabbè, giriamo il tot. Ah! Fantoccio pazzo. Robot fantocci, riprovate. Vediamo se riesco a rifarlo. Ops! Robot fantocci, fate pena. Allora, facciamo i trasgressivi. Opla. Robot fantocci, attacco finale. Oh oh. Ai. Mi sono fatto male. Ok. Oddio. Cos'è? Oddio. Beccateli tutti tu. No. Se li avessi beccati sarebbe stata già finita. Non ci credo. Questi sono anche peggio degli altri. Chissene. Non mi servono gli amici. Io ho i coltelli. Ora non ce l'hai più. Non ho più coltelli. Non ha importanza. Nessuno dei due nuoce all'altro. Resterei bloccato a combattermi. Per sempre. Che diavolo è? Ah, piogge acide. Oh, al diavolo, me ne vado. Scusa, vi ho interrotto, vero? Il tuo amico è stato via appena sono arrivato. Oh no, sembra che voi due vi stesse divertendo. Oh no, volevo soltanto saltare.
Oh no. No, cucciolo, cioè, mi hai salvato, anzi. Beh, ora vado a casa. Oh, sentiti libero di venire anche se, quando vuoi. Ma senza pressione, capisco se sì. Tranquillo, pensavo solo di offrirlo. Ok, va bene, credo che si possa andare. Ehi, casa mia è qua su. Nel caso voglio vederla, o nel caso non voglio. Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate, noi salutando me stesso. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao gente.